Piazza Unità d'Italia, siamo al Caffè degli Specchi in una bellissima cornice in quella di Trieste, la città del basket o perlomeno del basket per quanto riguarda la nazionale azzurra, senza nulla togliere alla roccaforte della pallacanestro Bologna, senza nulla togliere anche a Milano, però Trieste che ormai da più di qualche anno ospita la nazionale di basket, oggi presenta ufficialmente proprio la squadra del CT Pianigiani, del coach Pianigiani che però non è presente alla conferenza stampa. Ci sono però due atleti che si presentano da soli, Peppe Poeta e soprattutto la star NBA Marco Bellinelli, in compagnia di tutte le massime autorità locali e anche del movimento cestistico della regione, in questa splendida cornice in una bellissima giornata che inizierà un mese di lavoro intenso della nazionale azzurra in vista dell'Europeo di basket 2015 che si disputerà in Germania. Con Peppe Poeta, una stagione purtroppo condizionata dall'infortunio, però adesso finalmente c'è l'opportunità di tornare in campo con questa nazionale per questo bel europeo. Assolutamente, non potevo desiderare di più, l'infortunio mi ha tenuto a forma a lungo, è stato il mio primo infortunio della carriera, quindi si accetta con serenità e si guarda avanti. E tu sei sicuramente molto importante, abbiamo chiesto prima a Beli, è un po' la nazionale, ogni tanto la stampa parla dei ragazzi NBA, però ci siete anche voi, siete un gruppo molto coeso e questo è l'importante, la forza anche del gruppo. Sì, siamo cresciuti insieme, abbiamo sofferto, abbiamo fatto dei brutti anni, veniamo da 2-3 anni positivi in cui abbiamo creato una bella atmosfera dentro e fuori dal campo, adesso bisogna proseguire su questa linea, aggiungere quello che di tattico, tecnico e soprattutto di talento che portano gli NBA, le stelle della nostra squadra e prenderci le Olimpiadi di Rio. Un mese di lavoro prima della palla 2 del 5 settembre, girone di ferro? Girone di ferro, però dobbiamo guardare noi stessi, se facciamo bene possiamo levarci le belle soddisfazioni. E da qui un mese dobbiamo lavorare tanto, è lunga, dobbiamo crescere fisicamente, tecnicamente, però andiamo con entusiasmo e con ottimismo. L'ultimissima domanda è tua personale, questo contratto che è arrivato con l'Aquila Trento, rientri nel campionato italiano, quali sono le tue emozioni? Ma sono contento, era quello che volevo, una società seria con un progetto serio che fa le coppe, dove si può pensare solamente cioè la pallacanestro, è quello di cui ho bisogno dopo un anno difficile da quel punto di vista. Il fatto che la federazione per il quarto anno consecutivo abbia scelto Trieste per la sua programmazione estiva credo che sia veramente un segnale di attenzione nei confronti della regione e della città. Di vero cuore che sull'onda dei successi ottenuti ci sia una lunga catena che magari si confermi ai prossimi campionati europei. Un in bocca al lupo dovuto al movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia, grazie. Con il presidente della FIP FVG Giovanni Adami è stata insomma un'emozione questa conferenza, però il vostro movimento, lo ha detto lei, da 4 anni che non si ferma mai, europei femminili under 20, poi quelli maschili, adesso la nazionale, è sempre un piacere. Sì, sì, ma è un piacere e un onore come ho detto prima, perché hai questa opportunità. 4 anni di fila che portiamo alla nazionale qui in regione e che si ferma, perché non è che la portiamo per un amichevole, si ferma sempre per periodi vicini al mese, ci permette di dare grandi spazi alla popolazione, ai tifosi,
ci garantisce delle attività collaterali, per noi è veramente il massimo, quindi non la senti la fatica, è un piacere, un onore, speriamo che duri a lungo, che coach Pianeggiani continui a scegliere questo palazzo dello sport, che gli apparati federali e burocratici della FIPI scelgano ancora Trieste, speriamo di fare ancora la quinta, la sesta, la settima estate azzurra in città e così via. C'è davvero una grande passione anche in particolare proprio del coach Pianeggiani per Trieste, ma effettivamente anche lo stesso Bellinelli ci ha sottolineato la qualità delle strutture, delle attrezzature, e insomma è inevitabile che quando si trova qualità è difficile poi andarsi. Sai, quando poi non riesci a uscire dall'hotel perché ti saltano addosso in 2000, 3000 per chiederti l'autografo, dopo aver fatto una seduta la mattina, una seduta di videotape e una seduta di allenamento del pomeriggio e magari hai voglia solo di liberare la mente e fare due passi per Piazza Unità, ma se ciò non fosse possibile, magari il primo giorno ci ridi su, il secondo ci ridi, ma gli altri 28 cosa fai? Trieste ha anche questa qualità, come detto prima, di non essere mai invadente, di permettere ai giocatori al massimo di degnarli di un saluto o di chiedere un high five o chiedere una foto mentre passeggiano. Quindi questo è un altro requisito assolutamente fondamentale per preparare competizioni così importanti. Ripeto, se vai tre giorni in un posto e giochi tre partite, con l'esuberanza della gente magari ci fai i conti, ti fa anche piacere. Quando stai 30 hai bisogno dei tuoi spazi, della tua tranquillità. Un mese qui a Trieste che culminerà poi con anche un torneo, ma tante iniziative, insomma sono davvero tantissime quelle che abbiamo chiamato attività collaterali che tenderanno poi a coinvolgere anche tutta la popolazione di Trieste, regionale, e poi anche un giudizio su quello che è il sorriso dei bambini che molto spesso vanno a incontrare i loro beniamini. Ma l'ho sempre detto che è il quarto anno che faremo questa mattinata dedicata al mini basket, i bambini vengono sempre di più perché c'è stato ovviamente il passaparola degli anni scorsi, capiscono che poi il giocatore si ferma a firmare l'autografo, magari qualcuno fa anche due tiri così per scherzo e quindi sono tutti felici. Devi alimentare il movimento fin dalla base anche con queste cose qui, magari chi ha ottenuto l'autografo da Bargnani, magari forse quel ragazzo lì non diventerà un campione, ma lo racconterà tutta la vita. Assolutamente sì, sono queste le emozioni che contano, esulando un po' dal contesto di Trieste. Parliamo un po' di questa nazionale, una considerazione su un gruppo che ha sicuramente tantissimo talento, anche qualità, lo ha detto Peppe Poeta, bisogna solo creare un vissuto tecnico-tattico e poi possiamo fare grandi cose. Ma loro stanno molto bene, si vede in allenamento che stanno proprio bene tra di loro. C'è chi dice che è il gruppo più forte di tutti i tempi, c'è chi dice che prima di dirlo bisogna vincere qualcosa. Entrambe le correnti dicono concetti giusti. È certo che mai avevamo avuto tre NBA e mezzo, perché Gigi Datome è appena tornato da Boston, ma lo considero un NBA. Dalla panchina si alzano Hackett, Aradori, Gigi Datome eventualmente e anche Peppe Poeta che avevamo qua, ma comunque giocatori di primissimo piano. Alessandro Gentile non rientra nei cinque, magari ovviamente coach Pianeggiani ci stupisce tutti, cambia le carte in tavola e parte con altri quintetti come suo diritto, però per capire la 2-3 uomini che coprono ogni ruolo. Io credo che con questa qualità la nazionale possa veramente fare bene. Infine l'ultimissima sugli atleti friulani, anche di questo si è parlato nella conferenza, viene in mente anche comunque proprio parlando di Trento con Poeta, c'è Pascolo, c'è Cusini, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, è venuto fuori un articolo qualche tempo fa su una rivista specializzata dove dice che il Friuli è la seconda regione che fa giocare di più i giovani in Serie A, la prima è l'Emilia Romagna e rappresenta un po' assieme alla Lombardia il Gotha della pallacanestro, la seconda è Friuli Venezia Giulia, cioè la regione che ha più giocatori con più minutaggio in proporzione nei campionati professionistici, è un grande per noi. È una cosa molto positiva. Contavamo che abbiamo avuto quasi 21 atleti quest'anno che hanno vestito la maglia azzurra. Il 27 di agosto li premieremo tutti quanti. Oh no, I've said too much. I said it. L'obiettivo è sicuramente far bene questi campionati europei, e questo è un posto dove si sta molto bene, dove riusciamo a lavorare molto bene, una città accogliente però allo stesso tempo non invadente, dove stiamo bene, dove le strutture ci aiutano
e dove il calore della gente ci aiuta a lavorare in un certo modo. Il nostro star bene fuori dal campo, i nostri intenti, la voglia di far bene, secondo me ci possono aiutare a superare questo non vissuto cestistico. Non è mai stato un mio problema, ma non penso neanche un problema da parte di Andrea e di Danilo. Quindi niente, alla fine la cosa più importante secondo me è quella di essere un bel gruppo e penso che lo siamo. Abbiamo fatto secondo me un'ottima cosa sicuramente l'anno scorso nelle qualificazioni per questo europeo e 2 anni fa quando abbiamo fatto l'europeo in Slovenia, penso che sia stato un grande impatto da parte nostra, sicuramente un grande impatto anche da parte di tutti i tifosi d'Italia. Siamo carichi, siamo, come dicevo prima, un bellissimo gruppo. Marco Bellinelli, una delle stelle di questa nazionale, un mese all'inizio dell'Eurobasket 2015, quali sono le impressioni? No, buone, sicuramente positive. Da ieri abbiamo iniziato a allenarci anche io, Andrea e Danilo, quindi sicuramente una cosa in più, però tutto sta andando bene. Abbiamo bisogno ancora di tempo sicuramente per essere al 100% perché diciamo non lo siamo ancora. Però diciamo che sia anche normale che sia così perché comunque dopo un'estate fermi e sicuramente adesso riprendere sicuramente è un po' faticoso. Però no, siamo un bel gruppo, abbiamo voglia di lavorare, sicuramente questa è una cosa importante. Si parla spesso dei ragazzi NBA, voi quattro, anche se da Tome tornate in Europa, rubate un po' l'occhio, ma quanto è importante anche il valore e la coesione di questo gruppo? No, beh, sicuramente noi abbiamo l'esperienza, qualcosina in più, ma non toglie niente agli altri, nel senso che siamo un bellissimo gruppo, tutti quanti siamo forti, tutti quanti abbiamo talento, quindi non è assolutamente la squadra di Bellinelli, Bargnani e Gallinari, ma è la squadra di tutti quanti e cercheremo di farlo vedere, nel senso ognuno dovrà mettere qualcosina durante la partita, che sia uno, che sia tre, che siano 5-10 minuti importanti e questa diciamo, è la cosa che farà la differenza e cercheremo che questo accada. Il girone è abbastanza di ferro ma l'obiettivo è Rio sostanzialmente, quello principale. Beh, l'obiettivo è fare bene l'europeo, poi da lì vediamo. E poi infine un'ultima considerazione proprio sulla città di Trieste che vi ospita spesso, come l'hai trovata arrivando qui? No, beh, Trieste è una bellissima città, adesso è un po' caldo, però no, sicuramente si sente il calore delle persone. Abbiamo a disposizione tutto quanto, abbiamo una bella palestra, abbiamo sicuramente una bella palestra dove poter fare attività fisiche, dove poter far pesi e abbiamo anche tanti tifosi che vengono a vederci durante l'allenamento, quindi è bellissimo questo, sentiamo di nuovo il calore e cerchiamo comunque di essere veramente giocatori professionisti dando sicuramente una bella idea del giocatore di basket. Te la rubo l'ultimissima, dai grandi finali dei vari Cristi, Bibi, Weber, Divac, arrivi tu per provare a riportare Sacramento in una finale playoff, anche ai playoff, non sarà facile, però quali sono le tue emozioni? No, beh, quelle sono le mie motivazioni, una squadra che non ha fatto i playoff da tanti anni, quindi sicuramente io ho accettato questo contratto perché era un contratto importante, ma anche perché comunque mi dava l'occasione comunque di rimettermi in gioco, di avere ancora più motivazioni per portare Sacramento ai playoff. Quindi ho conosciuto tutta la squadra, ho conosciuto i compagni di squadra, mi hanno dato un'impressione veramente fantastica e siamo carichi per far bene. Per agevolare al massimo la presenza della nazionale. Voglio sottolineare anche la posizione geopolitica della nostra città. Noi diamo la possibilità alla nazionale di partecipare a 2 tornei internazionali in 2 stati diversi, anche se siamo a pochissimi chilometri di distanza. Dunque, anche dal punto di vista logistico, questa è sicuramente una località interessante ed importante per le nazionali per prepararsi
ai vari tornei, non solo nella pallacanestro. È oggettivamente per storia, per passione, per, e se vogliamo anche per attualità, una delle grandi città del basket italiano. Nessuno mette in discussione la storia di quella che viene chiamata comunemente Basket City, ovvero Bologna, ma certo che come storia, come passione, direi anche come capacità di entusiasmarsi attorno a questo sport, l'abbiamo visto anche nel grande finale della stagione della pallacanestro Trieste di quest'anno. Trieste non è seconda a nessuno. Conferenza stampa conclusa, c'è veramente un grande sole qui a Piazza Unità d'Italia di Trieste. Noi ci siamo spostati in riva al mare per prendere anche un po' di piacevolissima brezza marina dopo aver ascoltato le parole molto importanti e interessanti sia one to one che nella stessa conferenza stampa degli atleti azzurri Peppe Poeta e Marco Bellinelli, oggi in rappresentanza di tutto il gruppo. Abbiamo ascoltato anche le opinioni del presidente della FIP del Friuli Venezia Giulia Giovanni Adami, poi alla conferenza sono stati presenti anche, come abbiamo detto, le massime autorità locali, tra cui anche il sindaco Cosolini, che ha espresso tutta la sua gioia per questo movimento cestistico che sta rinascendo e rifiorendo a Trieste, ma non solo, perché anche nella piazza di Udine c'è grande voglia di ritrovare il grande basket perso ormai da qualche anno, ma che queste piazze e che questo movimento regionale meritano ampiamente di ritrovare ai massimi livelli, cominciando a osservare i grandi movimenti della nazionale, dell'innamorato di Trieste CT Pianigiani, ma non solo, perché questa regione ha tanto da offrire alla palla a spicchi e lo fa vedere ormai anno dopo anno, e tra le tante cose da offrire anche questo bellissimo mare.